Salve amici appassionati di Football Manager, qui come sempre c'è Michael 94, ovviamente Football Manager Italia. Siamo qui di nuovo su PES 2018 per l'episodio finale della mia carriera appunto su questo gioco e come già vi ho detto in questo episodio andremo a vedere sì le varie avventure con le varie squadre che ho allenato, ma alternerò appunto le immagini con replay dei gol più belli di questa avventura. E non saranno ovviamente spettacolari, alcuni purtroppo sono finiti male. Ad esempio c'è stato un gol di rovesciata che purtroppo però non si è salvato, e un altro che ho fatto ieri però ha beccato il palo, quindi un vero peccato. Però insomma ci sono alcuni gol carini che vi voglio appunto mostrare. Subito dopo l'avventura con il River Plate sono andato nel Gremio, squadra comunque interessante, squadra che comunque l'anno precedente aveva vinto praticamente quasi tutto tranne la Coppa Libertadores, che l'avevamo vinta noi con il River Plate. Come potete ben vedere, questa è la squadra. Ci sono alcuni giocatori rinati come Caballero e altri un po' creati dal gioco. La squadra comunque era molto molto interessante. Alfredson ha vinto anche il premio come miglior giocatore del Sud America, se non sbaglio, e anche un overall 89, tanta tanta roba, insieme a Dembélé, Candreva, ragazzi, che è diventato il giocatore più forte del gioco con 94 di overall. È veramente una bestia, l'ho allenato anche dopo ed è veramente fortissimo. Ho preso Keane della Juve, in questo caso è un giocatore non rinato ed era un 84. Non mi è piaciuto tantissimo perché è solamente 1,80 m e io preferisco giocatori dal 1,85 m in su, però non è niente male. 1,85 m in su come prima punto, ovviamente. Comunque, questa è la squadra. Come avete potuto ben vedere, abbiamo vinto praticamente tutto. La squadra non era affatto male, sicuramente non la più forte. Però niente male, c'era anche Lavezzi che poi ho venduto. Subito dopo sono andato in Cile con appunto la squadra Universidad de Chile, squadra che praticamente aveva già vinto l'anno precedente il campionato. Ho rivinto la Coppa Libertadores e poi diciamo i vari trofei che si potevano vincere qui in Cile. E qui, come anche poi col Gremio, ho avuto alcune difficoltà perché i soldi erano pochi, tant'è che ho dovuto prendere diversi giocatori in prestito come appunto Pugioni e Lescott, che però erano overall 81, quindi tanta tanta roba. Questa è la squadra, non è niente male, c'erano giocatori interessanti come anche Willian, che ho preso al posto di Robben, che avevo comprato a luglio, no, a gennaio, scusate, perché il campionato inizia poi in post-inverno, ecco. E diciamo che Robben l'avevo preso, è fortissimo, l'ho anche poi ricomprato, però prendeva anche tipo 6-7 milioni di ingaggio, quindi veramente troppa roba. Però insomma, Caracciolo titolare era anche un overall 83, insomma anche in questo caso una bella squadretta. Diciamo che le squadre migliori le ho fatte gli anni successivi con il Chelsea. Praticamente, ragazzi, il campionato in Cile è finito appunto a dicembre, con la vittoria anche della Coppa Libertadores e poi anche del Mondiale per club. E quindi ho voluto fare 6 mesi non con il Milan, ma con il Chelsea, con un'altra squadra. Volevo ritornare in Premier, che è un campionato per me molto molto bello e avvincente. E quindi sono tornato qui. Ho preso Breida all'Avellino, che avevo già allenato appunto inizio carriera. Era un overall 85. Poi Jacelka, altro difensore molto molto interessante, insieme a Koscielny. Jacelka è un overall 89, anche Fagner è un overall 89, Endo è un 91 insieme poi anche a Denny, Candreva l'ho ripreso perché è un 94, Joaquin, che lo facevo giocare però a sinistra, è un 87, Santa Cruz è diventato l'attaccante più forte del gioco con un overall di 91. Veramente anche in questo caso una bella squadra, forse insieme a quella col Monaco la squadra più forte che
fino adesso allenato. Però poi, ragazzi, andremo a vedere il Milan l'ultimo anno, che praticamente non ho concluso. Però, ragazzi, ho già vinto tutto. Intanto vi scorro le immagini, vi faccio vedere i vari giocatori che ho avuto. Come potete ben vedere, anche col Milan, anno 2027, anno 2028, abbiamo vinto praticamente tutto. E poi ho anche allenato l'Italia, con la quale abbiamo vinto un europeo. E questa già era una squadra forte: c'era Pepe Reina 1,83, Dante 87, De Michelis 82, Fagner, che l'ho ripreso dal Chelsea 1,89, Holebas 89. C'è tanta tanta roba. Clinch, centrocampista presa dal Chelsea che mi piaceva tanto, Joaquin anche, ho preso il Pipita Higuaín, ovviamente Renato che è un over l'84, insomma anche in questo caso è una bella squadretta e come detto io avrei voluto concludere qui la carriera in quanto volevo finire col Milan e portare il Milan di nuovo a vincere tutto, però poi ragazzi ho pensato di continuare questa carriera almeno fino al 2030 per rivincere il mondiale con l'Italia, ma soprattutto per creare la squadra più forte del gioco con il Milan. E infatti già sto a buon punto. Credo che questo sarà appunto il penultimo anno, poi ne farò un altro. Però questo è l'episodio finale, ragazzi, perché alla fine il mio obiettivo era quello di vincere tutto con il Milan e praticamente ci sono riuscito. Comunque questa è la squadra, c'è Pepe Reina in porta che non è forse il portiere più forte in assoluto, ci sta qualche 87, però diciamo che in tutte le squadre che ho allenato ho cercato di prendere tutti i giocatori under 24 e anche in questa squadra mi pare che sono tutti al di sotto del 24. Forse c'è qualche 25enne, però insomma sono tutti molto molto giovani. Poi appunto c'è Holebas a sinistra, tanta tanta roba, c'è João Miranda che è veramente fortissimo, c'è Dante che è diventato 89, c'è Fagner pure fortissimo sulla destra, c'è Sagna che è un 94 che vorrei provare a prendere. Al centrocampo praticamente sono tutti giocatori credo ricreati e sono tutti veramente molto molto forti, 89, 91 e 91. Poi in attacco ragazzi ho preso Perotti, Gomez e Robben, praticamente avevo finito i soldi. E sulla destra ero rimasto con Joaquin e Caleon, che era un overall 82. Però volevo cercare ancora di migliorare la fascia destra, e quindi ho venduto Caleon, ho venduto un trequartista e sono riuscito a prendere a tipo 30 milioni Robben, che è veramente fortissimo. Qui in attacco non ho preso Santa Cruz perché è già arrivato tipo a 25-26 anni, e quindi volevo mantenermi sempre sulla soglia dell'under 24. Infatti, come potete ben vedere, sono tutti giovanissimi, 23, 20, 22, insomma, sono tutti molto molto giovani, perché comunque, come già vi ho detto, già verso i 27 anni iniziano a diminuire di overall e quindi, insomma, ho preferito sempre mantenermi basso con l'età. Poi, vabbè, ragazzi, anche la panchina l'ho voluta rendere fortissima. Abbiamo Sorrentino che ho preso lui perché non volevo spendere tanto. Poi, vabbè, De Michelis confermato. I terzini sono tutti fortissimi. Cioè abbiamo Debussy, Fagner, Holebas e Maxwell. Poi abbiamo Clinch, Aboim che l'ho preso l'ultimo giorno di mercato perché avevo venduto il trequartista e mi serviva uno a poco. Non mi fa impazzire, l'ho provato, però
loro, insomma. Sta là sulla sinistra pure, raga. Abbiamo Castro e Perotti, 2 overall 90, tanta tanta roba. Poi abbiamo Higuain e Müller. Devo dire che fra i due preferisco Müller, anche se Higuain è un po' più forte, ma preferisco Müller. Poi c'è Benatia, Maxwell, Guyer, altro giocatore che ho preso perché ci mancava un centrocampista e lo volevo spendere poco. Poi Joaquin e poi abbiamo Diaz, che l'ho preso che era svincolato, era un overall 81, è diventato un 83. E poi c'è anche Leo Messi, come se, non so se ve lo ricordate, ma avevo venduto dal Barcellona al Milan Messi, e Messi l'anno in cui sono arrivato si è ritirato e l'ho potuto prendere in primavera, e a 16 anni è già un overall 76, veramente fortissimo. Quindi l'obiettivo è rendere ancora più forte questa squadra, anche se già bestiale, e vincere di nuovo il mondiale con l'Italia, semmai anche, non lo so, o con l'Italia, comunque con un'altra nazione, qualcuno che mi chiama, e questo, insomma. E semmai anche l'altro obiettivo è far crescere un po' Messi e vedere com'è. Sarebbe anche carino prendere Ronaldo, ma Ronaldo è al Torino e non lo vendono, cioè veramente praticamente impossibile prenderlo, credo anche giustamente. E quindi niente ragazzi, io direi che ci possiamo anche salutare qui. Il video era molto breve perché volevo farvi vedere velocemente che cosa ho fatto con questa carriera. Volevo fare un episodio conclusivo e finale, per quanto so che non a tutti piace il gioco, non tutti lo vedranno, però sapete che io preferisco sempre concludere le cose che inizio, così come spero di riuscire a fare anche con la carriera di Mazzarri, anche se non sarà molto facile. Sicuramente fra una chiacchiera e l'altra vi avrò già messo dei gol, e concluderò anche il video con le ultime immagini e la canzone che in sottofondo, spero che qualcuno se la ricordi, perché praticamente la canzone storica del canale era l'intro di quando ho iniziato, e poi vabbè, l'ho anche utilizzata ogni tanto per qualche immagine così. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre lasciate like, commentate, condividete, iscrivetevi alla pagina Facebook, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e vi ringrazio per tutto quello che fate. Come detto, adesso vi saluto e ci saranno gli ultimi gol. Ho cercato di metterli non in ordine di bellezza, ma in ordine cronologico, quindi dall'Avellino fino al Milan, che credo sia la cosa più carina. E niente ragazzi, come sempre un saluto da Mike94, ovviamente anche da Football Manager Italia. Ciao ragazzi.